Noi abbiamo finito la raccolta l'altro anno e siamo stati oversubscribed in maniera massiccia, quindi non abbiamo quel problema là. Siamo credo l'unico fondo italiano che è andato all'estero in maniera massiccia. Abbiamo già due uffici all'estero e siamo leader nella sostenibilità. Quindi probabilmente la domanda è, beh, probabilmente è la risposta alla sua domanda, nel senso che è un perché. Che questo è un percorso che permette di ovviare al tema della raccolta. Il tema della raccolta, guardate, il private equity nel mondo non ha mai raccolto quanto negli ultimi 5 anni. Ogni anno è l'anno record, siamo ormai arrivati a 5 trilioni sugli liquid asset nel mondo, i tassi stanno a zero, la gente i soldi non sa dove metterli e quindi il private equity sta raccogliendo tutto quello che stanno perdendo le altre asset class. Ci vuole il coraggio di prendere, andare fuori, organizzarsi magari prima, avere dei prodotti vendibili all'estero, dove grazie a Dio la barra è alta perché la gente sa che cosa vuol dire fare private equity e quando i soldi si faranno e quando i soldi invece si perderanno. E là fuori è pieno di investitori, è pieno, è pieno. Oggi se c'è un problema nel private equity, oggettivamente che c'è troppi soldi perché poi bisogna trovare aziende, bisogna farle crescere. Quindi oggettivamente questa mancanza di fondi è soltanto una mancanza di coraggio e di capacità. Sulla sostenibilità, come state lavorando? Beh, noi siamo nati per fare sostenibilità, è il motivo per cui siamo nati, pensiamo che sia il più, io dico sempre, the biggest megatrend of all megatrends, e quindi noi continuiamo a investire in qualunque settore perché oggi tutti i settori del mondo sono stravolti dagli effetti della sostenibilità e quindi noi, per noi è la ragione di essere, l'ambiente non esisterebbe senza i business ambientali.